Dopo tanto chiacchiericcio sono arrivate le prime anticipazioni riguardanti l'attesissima 19esima edizione del Talent, per VIP, di Milly Carlucci. A quanto sembra Ballando con le Stelle 2024 dovrebbe incominciare prima del previsto, a settembre. Non solo. È stato rivelato il primo concorrente, Navigato in fatto di show. Massima riservatezza per quanto riguarda il discusso bancone dei giurati. Caroline Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino non parlano e Milly Carlucci si è limitata a definirla la migliore giuria del panorama televisivo. Ora chi è il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2024? Giusto qualche mese fa è riuscito a far letteralmente impazzire i telespettatori. Vederlo anche a Ballando con le Stelle 2024 sarà senz'altro una gioia per il pubblico che sente la sua mancanza dall'ultima puntata del programma di cui ha fatto parte di recente. La creatività, la comicità e l'animo dello showman non gli mancano. Il live con Gabriele Cirilli a tale quale show, e stasera tutto è possibile, l'hanno reso un'icona. Già da tempo si legge la tristezza dei fan su Twitter, che senza poter vedere più Francesco Paolantoni in quel dello studio del talent show di Carlo Conti, come nello studio di Stefano De Martino. Beh, come farsi scappare un'occasione così? Milly Carlucci sembra l'abbia colta al volo, proponendogli un posto nel cast della prossima edizione, che in teoria avrà inizio il prossimo 28 settembre e che, pare, durerà 12 puntate. Al momento il sito TV Blog ha lanciato l'indiscrezione. Ci sarà da attendere la conferma della conduttrice. Sarebbe un sogno che si avvera, vi prego sì, ne abbiamo bisogno, scrivono già entusiasti fan su X.